Ci siamo abituati anche al cotechino tutto l'anno, però il mese principe, i mesi principi sono questi, sono quelli del gran freddo, secondo tradizione, secondo dieta, secondo maiale, secondo temperatura, secondo meteo e secondo festa. Quindi viva dicembre, viva il cotechino. Cotechino deriva da cotica, che è la pelle del maiale, quindi da cuticola, cute, quindi pelle. Ed ecco la codga, il piccolo cotechino che viene tritato ed entra a far parte di questo insaccato tipicamente valpadano e innanzitutto mantovano. Andiamo a conoscerlo meglio prima di rigustarlo anche nel 2021-2022. E pensare che fino a qualche anno fa il cotechino era un insaccato da cuocere, negletto, vale a dire un pochettino respinto, ultimo, perché conteneva chissà che cosa, conteneva qualcosa probabilmente di indigeribile, il maiale triturato, compresa appunto la sua cotenna. Negli ultimi tempi, in una buonissima stagione commerciale e anche dietologica, per chi ci sta, il cotechino ha avuto una nuova era, un novello successo, che è quello appunto di essere stato lievemente, attentamente alleggerito. Al cotechino, al suo interno, sono state sottratte quelle cose micidiali che ci ricordano una cucina grassa, pesante, lunga, tediosa. Addirittura, e lo sapete meglio di me, lo si mangia anche alla Fiera delle Grazie, in pieno agosto, 15 di agosto. Lo si ritrova anche nei panini a colazione. Perché? Fabio Squassoni, a che cosa si deve il successo innaturale del cotechino oggi? Cotechino delle Grazie, che è stata una rivalutazione di un prodotto tradizionale che noi, diciamo, in cui abbiamo ricercato la storia e l'abbiamo fatta risalire al circa 1954, dopo la guerra. Praticamente durante la Fiera delle Grazie non c'era questa tradizione di mangiare il cotechino fino ad allora, però c'era tanta gente che andava al Santuario delle Grazie, la prima messa, la seconda messa, e allora prima del concilio arrivavano tutti a digiuno perché non si poteva mangiare prima della comunione. Quindi quando uscivano sul sagrato erano, insomma, allupati dalla fame. Allora tutti nelle bettole, nei negozi, così, a mangiare. È successo che nel 54, non potrebbe essere anche il 53 o 55, questo non si sa di preciso, che hanno venduto tutto, non c'era più niente. Allora c'è stato un oste che ha detto: signore, qui ho finito tutto, qui se volete ci sono i cotechini, vi do quelli. Allora tutti si sono messi un po' a ridere, perché il cotechino ferragosto è una cosa fuori di testa. Però la cosa è stata tanto, diciamo così, singolare, che l'hanno presa in ridere, è diventata come una specie di goliardata e ha preso piede anche l'anno dopo. Anno dopo anno ha ricominciato a prendere piede. Quindi Squassoni, è un cotechino double face, cioè a seconda della stagione abbiamo quello estivo e abbiamo quello invernale. Certo, beh, in origine era così, poi adesso praticamente almeno noi facciamo solo questo qui delle Grazie, che ha una caratteristica particolare, cioè c'è meno sale, meno droghe, insomma aromi, e quindi è meno grasso, quindi risulta più leggero per essere mangiato sia per agosto ma tutto l'anno. Ma come mai la gente si rivolge al cotechino con questa maggiore frequenza, addirittura per tutto l'anno? Ma perché intanto noi lo facciamo anche cotto, già pronto con le due fette, e quindi è molto più agevole, perché una persona non deve cuocerlo per 3 ore, 4 ore, anche nel caso di quelli grossi, ma due fette le riscalda nell'acqua in 5 minuti, quindi diventa proprio un consumo abituale. E in questo momento Squassoni cosa sta facendo? Adesso sto insaccando il cotechino delle Grazie. Quindi questo è un budello? È un budello di maiale, ci sono anche budelli di manzo più grossi,
In questo caso un budello di maiale che viene riempito con l'impasto, poi in un secondo momento viene asciugato, deve essere asciugato bene, e poi dopo qualche giorno può essere venduto. Per essere quindi cotto, non c'è bisogno di stagionatura, ma... Questo è un prodotto fresco, tipo la salsiccia, la salamella, così, un prodotto di salumeria fresco, insomma. Naturalmente cotto, che deve essere cotto dalle 2 ore e mezza fino alle 4 ore a seconda delle pezzature, e poi deve essere possibilmente mangiato subito, caldo, o le lenticchie, il purè, come si dice? È i crauti. È i crauti, sì. Cioè, legare il cotechino non è come legare un salame. Beh, è molto più semplice, sì. Molto più semplice, nel senso il salame ha bisogno di stagionatura, quindi lui con la stagionatura cala, quindi le corde devono essere ben strette. Il cotechino diciamo che è solo una legatura adatta per essere attaccato via, asciugato e basta, quindi praticamente quello. Sebbene la legatura sia molto simile, nel senso che il nodo principale è quello in cui si inizia, che deve prendere tutto il budello e quindi come si può vedere... Sì. Quindi a nome Strangola Can. Strangola Can, sì. Beh, il cotechino ha i propri familiari, i propri parenti diretti di seconda fascia, primari, eccetera. I cugini fondamentali del cotechino sono il Cappello del Pret, che ha un'ascendenza emiliana ed è proprio emiliano, il cugino necessario e primario, che è lo Zampone. Che differenza sostanziale c'è tra il cotechino e lo Zampone? Beh, principalmente lo Zampone viene insaccato dentro la pelle della zampa del maiale. È uno stivale, in sostanza. È uno stivale, sì, è uno stivale proprio. Se vogliamo essere più precisi, come impasto cambia un pochino rispetto al cotechino, perché è più magro, cioè c'è più parte muscolare. Siamo nel bunker, cioè nel luogo dove si asciugano i cotechini confezionati. Questi hanno 2 giorni, quindi non li disturbiamo. Pensate bene, nel bunker dorme il maiale, il cui nome deriva da Maya, la dea dell'abbondanza, il mese di maggio, Maius, e fanno questa fine in dicembre. In tempi non industriali era il circolo e il circo e il circuito della vita. E alla fine il maiale, pensate, finisce addirittura nel suo budello per essere mangiato. È tutta una digestione. Cotechini fatti da artigiani. È una scienza, la definisco così, contadina, sì, per l'alimentazione, sì, di un sistema chiuso, di un sistema di sostentamento, perché il maiale, del maiale, sì, non si butta via niente, sì, lo sappiamo. Sì. Però ogni artigiano, che una volta si chiamava Massalin, in italiano sarebbe Norcino, perché nella maggior parte della tradizione arrivava da Norcia, dall'Umbria, dove c'è una grande tradizione appunto di norcineria. Nessuno di essi e nessuno di loro voleva e vuole svelare i propri segreti, vale a dire la cunz, cioè con che cosa venivano conditi oltre i cotechini, ma anche tutti gli altri salumi, ma anche la grana, le modalità, le dosi dell'impasto. Oggi Squassoni ci svelerà tutto. Ma non ci penso neanche, no. Per carità. Cioè, ma come mai questa gelosia? No, non è gelosia, però di te... È anche un atteggiamento, insomma, così. Sono cose, diciamo, che si tramandano. Ma è un segreto familiare, quindi? Sì, un segreto, fa parte proprio del patrimonio aziendale. Perché io ricordo, sì, da bambino arrivavano i Massalin a casa mia, quando il maiale, sì, veniva fatto su in casa, avevano il loro sacchettino con già tutto pronto, ma era un atteggiamento quasi da alchimisti. Sì, 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 sì. Ma io, noi i prodotti li maciniamo tutti al momento, questo lo posso dire, e quindi le composizioni queste non ve le posso dire, però i prodotti sono di prima qualità, soprattutto la parte aromatica
E poi insomma anche come macinatura, come altre cose, asciugatura, così sono cose particolari che vengono studiate nell'arco degli anni sbagliando e poi si arriva a certi risultati, insomma, è sempre così, sbagliando si impara. Quindi... Dunque, per arrivare ad un risultato ottimale, quanti cotechini deve mangiare un Massalin? Deve farli mangiare più che altro, perché ci vogliono degli anni. Il cotechino, tra l'altro, è sempre stato considerato un cibo di serie B. Invece non è così, perché se è fatto bene, ne abbiamo anche la dimostrazione, la gente lo mangia anche d'estate, lo mangia in primavera, lo mangia in autunno, e beh, soprattutto in questa stagione qua. E secondo me si sta avviando una rivalutazione di questo prodotto, perché lo merita, insomma. Una volta il cotechino, in campagna soprattutto, veniva confezionato con tutto quello che ci restava del maiale, e quindi non era mai sempre uguale, perché magari restano più potenne, resta più carne, così. E invece bisogna cercare di farlo proprio con quello che, con le percentuali degli ingredienti che servono. Quindi è diventato un cotechino di lusso.